Buongiorno a tutti, vediamo stamani di mattina presto. Ho detto di fare un piccolo feedback della Keychron K1 10K-less mechanical keyboard, wireless mechanical keyboard with low profile switch. Non metterò in questo video tutti i dati specifici perché poi li metto nell'articolo seguente. Confezione di buona qualità, molto piccola, infatti mi aspettavo qualcosina di più grande, ma non si è arrivato niente. K1 Bluetooth Mechanical Keyboard. Low, slim, low profile. Qui ci sono le guide veloci che le troviamo per iniziare. Quando arriva, arriva con l'impostazione per Macintosh, Mac. Quindi vanno cambiati cavettino, ovviamente. Mettiamo fuoco, tac, il ditone. C'è lo strumentino per cambiare i keycaps. Questi sono quelli di scorta, non di scorta, scusatemi, sono i cambi tra Mac, che ho già cambiato, command, infatti vediamo option, e i due grigi invece che gli arancioni, come vediamo qui. Confezione, vedete, è finissima, la tastiera è molto molto slim, slim, no fat, no fat. Ovviamente è una wireless va col Bluetooth 5.1, mi sembra 5.0, non mi ricordo, comunque tanto quello lo vediamo. Ecco la tastierina, questa è con i Gateron Brown, ovviamente i gatti, i cani hanno fatto il suo, e devo dire che da subito mi è piaciuta molto. Mettiamo anche i tasti, come vanno perfetti. Molto valido il fatto che abbia due stabilizzatori sul tasto, sullo space, e non solo quello centrale e non bascola, mentre invece con il tab, come vediamo, a volte tende a, se non lo preme proprio centrale, tende a dare fastidio, però me lo fa solo sul tab. Gli altri non hanno questo problema. Si vede che il tasto è un pochino così. Qui abbiamo i tasti per Win, Android, Mac, iOS, ovvero sia lo puoi anche chiaramente collegare a Android o con due sistemi di Apple o Windows, chiaramente. Ovviamente va col cablato che serve anche per ricaricarlo. Type C, cavettino sleeved, però abbastanza duro, non è utilizzabile in caso dai mouse. Bluetooth, cable, tastiera è, come vedete, molto molto fine, e io l'ho abbinata a un poggiapolso in foam, questo qui, che sinceramente mi trovo perfetto. Suono dei tasti è ottimo, devo dire che mi piace molto. Ora la vediamo, ora la accendiamo e vi faccio vedere anche i vari effetti. Questa non è RGB perché per scelta mia ho preso solo il white LED. Vediamo un pochino questi effetti. Insomma, sinceramente non mi interessa nulla perché preferisco averlo fisso Comunque, insomma, al giorno d'oggi queste sono cose carine che molti apprezzeranno.
Bene, allora, detto questo, torniamo con la luce. Spendiamo un attimo e vediamo. Ecco, l'unica cosa che forse sulla quale si poteva fare un lavoro migliore è il discorso dei tasti. Non credo siano il PBT, però insomma, a parte questo, si vede che il taglio non è precisissimo. Comunque niente che invalidi l'uso, insomma, personalmente non sono certo questi problemi sulle cose che vado a vedere in una tastiera. Quello che invece mi preme molto è proprio un discorso di comodità legata all'uso. Polso mi rimane, come vedete, rimane posizione molto naturale, non duro fatica per niente, e questo, insomma, a lungo andare e alla mia età è un grandissimo vantaggio. Avevo quella alta qua sul secondo PC, e passando dalla slim del Rapo a questa, insomma, era una fatica tutte le volte, e poi mi faceva male il polso a lungo andare. Niente, il costo purtroppo in Italia si trova difficilmente, però insomma il costo di questa tastiera si aggira sui 110 euro, batteria infinita, comoda per diversi usi, molto leggera, scocca in alluminio, vero, perché è freddo sempre, vero alluminio, si nota un po' troppo la polvere su questa superficie, però devo dire che si presenta bene, funziona molto bene, mi piace e veramente sono contento dell'acquisto. Questa sì, questa ve la consiglio veramente, mi sto trovando davvero bene, soprattutto per la comodità del polso, è eccezionale. Bene, piccolo feedback video e poi per tutte le specifiche tecniche e il link casomai dove poterla acquistare vi rimando al sito. Vi ricordo Apple, Android, Windows e il sistema iOS di Apple 2. Grazie, alla prossima, ciao!